Martedì si torna a sudare, la Pastese continua a vincere. Domenica è stato decisivo un Christian, Stivaletta con la tripletta, ma quest'anno la Pastese può permettersi di schierare un altro Pastese Doc, un altro Christian, un difensore, Jarocci, in classe 99 che piano piano da quest'estate si è guadagnato il giusto spazio. Ti aspettavi di essere utilizzato con tutta questa frequenza da mister Ma Colavito? sinceramente dico di no, che comunque ero appena arrivato da un'eccellenza, un'esperienza un po' così, però allenandomi costantemente, mettendoci tutta la voglia che avevo in corpo, sono riuscito ad avere questi risultati. Ti ha schierato a sorpresa da centrale di centrocampo a Pesaro con ottimi risultati. A San Giusto in difesa, poi sei entrato altre volte e domenica sei stato riproposto un'altra volta a titolare. Questa adattabilità nei più ruoli è una novità o tu da piccolo già avevi questa No, predisposizione? sin dalle giovanili diciamo che mi avevano adattato sempre a più ruoli, centrale, terzino, mediano, mezzala, quindi cioè, non è stato, per me non è stato un problema adattarmi ai ruoli che mi ha richiesto di fare il mister. Ma se tu dovessi scegliere, va bene che oramai si dice che mi adatto a tutti i ruoli, ma se dovessi scegliere, qual è il ruolo che ti piacerebbe recitare con maggiore No, frequenza? difensore centrale, quello che comunque ho iniziato da piccolino e che vo vorrei continuare, però quello che mi chiede di fare il mister io faccio, sono a completa disposizione della squadra e dell'allenatore. Guardando i tuoi primi passi in prima squadra, potremmo ipotizzare una stessa storia accaduta 30 anni fa a Vasto con Giuseppe Naccarella, che è nato difensore, ha ricoperto più ruoli in difesa e anche a centrocampo. Lui da lì in avanti ha avuto una grande carriera. Ti auguri di ripetere una carriera simile a quella di Peppe Ah, sì, Naccarella? lo spero. Mentre guardando più avanti, speri di avere maggiore continuità nelle Ah, quello prestazioni e nelle sicuramente, sì, presenze? sicuramente, normale, cioè, mi alleno tutti i giorni per questo, quindi continuare a fare bene è sempre meglio dei miei predecessori. Da tifoso guardavi la Vastese, adesso sei in campo. Che cosa significa per un Vastese recitare un ruolo da protagonista in campo con tutta l'atmosfera dell'Aragona intorno? Ah, è una grandissima emozione, infatti domenica all'inizio ero molto emozionato, già a vedere la curva d'Avalos con tutta quella gente a me mi ha riempito di gioia. Comunque da piccolino andavo sempre a vedere partite della Vastese, quindi entrarci dentro e far parte di questo gruppo è stata una grande emozione. Hai detto che l'anno scorso sei andato a fare un'esperienza in eccellenza, adesso è toccato un tuo compagno napoletano che è andato a Cupello, domenica ha iniziato subito alla grande. Pensi che quei 5-6 mesi possano aiutare anche altri compagni? Sia stata per te una formazione per farti trovare pronto in Serie D? Sì, assolutamente. Infatti a Nicola gliel'avevo già detto che comunque se comunque non riuscivo a trovare spazio qui era meglio andarsi a fare un'eccellenza e giocare e fare, diciamo, formarsi al meglio per l'anno prossimo o gli anni che verranno dopo. 9 vittorie e 2 pareggi, mancano ancora 2 giornate per concludere l'anno e l'andata. Se dovessero arrivare 6 punti, la vetta potrebbe addirittura avvicinarsi. Colavito e i giocatori, lo staff tecnico continuano a ripetere di ragionare partita dopo partita. Ma se a Natale questa Vastese dovesse essere ancora più in alto rispetto a questo terzo posto, a che cosa si potrebbe ambire, oltre a una semplice salvezza che oramai è Vabbè, già noi raggiunta? continuiamo a allenarci e a lavorare sempre per questa benedetta salvezza. Dopo, come ha detto il mister, ci inizieremo a divertire. Una volta raggiunto quello, comunque dopo inizieremo a divertirci.